Ma figurati se una pianta grassa mi ammazzerebbe. Una tartaruga, cosa mi farebbe una tartaruga? Ragazzi, che posso dire? Ho preso anche tutte le carte. Quelle che non ho preso le ho prese, prendo adesso. Ho preso Gresh. Madonna, 30 casse non ho preso. Oh, poverino. Quanta penalità qui. E muoviti che poi dai, corri. Benvenuti su un altro video gameplay, signori e signore, gnocchi di bambù, rane e ragni in uno stagno. Oggi stiamo per fare un altro gameplay su Crash Bandicoot. E allora direi di iniziare, dai, apri un livello a caso. Facciamo questo, dai, Rolling Stones, yay, che io sono un po' rock and roll. Ragazzi, facciamo il livello del Rolling Stone. Oh, la pianta. Ok, cerchiamo di prendere, no. Ma anche no. Facciamo la prova a tempo? Ma anche no. Prima si è mai studiato il livello, poi magari. No, ma che, beh, questo mi sembra semplicissimo. Cioè, sarei già morto lì? Esatto. Vabbè, ragazzi, ma figurati se una pianta grassa mi ammazzerebbe. Una tartaruga, cosa mi farebbe una tartaruga? Opla, ragazzi, sto andando. Vuoi far passare per un'altra video? 5 secondi fa cosa può fare una pianta carnivora? No, ho capito, ma in questo gioco è un po' un gioco ma ancora! Ma basta! Pensavi di fare la figa, eh? Oddio, la maschera la voglio. Dici che è rischioso? Parecchio, no, oh. Bene. Ragazzi, io e le casse TNT. Oh, ragazzi, ho anche preso la vita. Oh, ragazzi! Oi, vogliamo parlarne? Gaming di alto livello. Altissimo livello. Qua c'è già la Naughty Dog che è già qua per contattarmi. The Last of Us. Allora, ah, ma questo l'ha sempre fatto la Naughty Dog o è il nuovo studio che si è comprato Crash? Cioè, Vicarious Vision. Mi sa che non l'ha fatto la Naughty, perché il gioco originale l'aveva fatto la Naughty Dog. Oh, andiamo a trovare la gnocca di bambù. Sapete che sempre si chiamava Rola? Come si chiama Roa? Comunque questa tipa qua l'avevano disegnata in realtà molto, in modo molto più sexy originariamente, no? Però quelli della Naughty Dog ha detto che erano troppo sexy e allora l'hanno dovuta rifare. E poi l'hanno sostituita dal 2 con la sorella di Crash Bandicoot, che però è questo personaggio odioso che si chiama Coco! Ah, ma l'hanno cambiata. Ah, ma l'hanno fatta ancora meno sexy in questo. Sì. In questo rimaneva così a tirarsela. L'hai mai visto l'originale? Sì, l'avevo visto. Ma come mai l'hanno tolto? Boh, peccato. Vabbè, oh, ragazzi. Ah, vabbè, così vabbè. Proprio. Ma sì, ma non mi serviva. Mi crollano. Vabbè, ragazzi, sto andando bene. Ah, l'ho finito. Sì. Ragazzi, che posso dire? Ho preso anche tutte le carte. Quelle che non ho preso le ho prese, prendo adesso. Ho preso Gresh. Madonna, 30 casse non ho preso. Oh, poverino. Vogliamo fare un altro livello o finisce così? Dai, facciamone un altro. Quale vuoi fare? Ah, fai questo che è divertente col masso che ti segue. Adesso Yari, vediamo se riesce anche lui a fare un livello. Vediamo, già partiamo svantaggiati. No, fai la prova a tempo. No, magari no. Ma la facciamo dopo, con un altro video. Ok, sono abbastanza preparato. Non so perché questo mi ricorda sempre Indiana Jones. Ok, qua c'è una vita che non ci fa male. Abbiamo le mele. Però è molto più, cioè è veramente più difficile l'isola dopo rispetto a questa. La cosa che mi piaceva però di questo gioco è che comunque la difficoltà è molto graduale. Cioè inizi con livelli più facili, poi mano a mano si difficile. No, ma infatti questo livello non è difficile. Sai cosa mi è venuto in mente? Il prossimo checkpoint, io faccio il salto e tu fai le frecce. Ok, proviamo a fare in due con una mano, perché... Ehi, quanta penalità qui. E muoviti, che poi... Dai, corri. Ma mi sa che sei arrivato a fine livello. No, mi sa di no. Aspetta. Ah, sì, probabile, sì. Vabbè, oh. È stata easy. Ragazzi, proprio per non fare a due. È stata easy. Bene, ragazzi, finisce qui questo altro video gameplay. Bravo.
Abbiamo fatto due bei livelli. Due bei livelli facili. Possiamo fare anche il livello 1, così facciamo vedere la nostra bravura. E noi ci vediamo al prossimo video. Un salutone da Seba e Iari. Ciao. Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.